Dopo tre vittorie consecutive, perde in casa contro il Melfi e ora è in piena zona retrocessione. Per i lucani, quarto risultato utile consecutivo, conquistato con due reti segnate già nel primo tempo. Prima mezz'ora di studio tra le due squadre, poi al 33esimo gli ospiti vanno in vantaggio, sfruttando un errore della difesa del Martina. Gran tiro dal limite dell'area di Tortori, la palla scheggia il palo e si insacca alle spalle di Modesti. Inefficace la reazione dei padroni di casa, che subiscono il raddoppio al 42esimo. Su calcio di punizione dalla tre quarti, Modesti respinge il colpo di testa di Cuomo, ma Vermacu ribatte in rete. In apertura di ripresa il Martina Franca prova ad accorciare le distanze, ma Perna si supera sul tiro di Masini e salva la porta del Melfi. Gli ospiti stringono le maglie della difesa e provano a colpire in contropiede, ma al 52esimo restano in 10, doppia ammonizione per Pinna, che è espulso e rientra anzitempo negli spogliatoi. I padroni di casa provano il tutto per tutto, ma le conclusioni di Zammuto e poi di Gai sul calcio piazzato non impensieriscono il Melfi, che gestisce il risultato fino al fischio finale.